segni più intelligenti. Al 12° posto l'Ariete, per la sua mancanza di concentrazione. All'11° posto la Vergine, capisce tutto in fretta ma non è mai sicuro di quello che ha capito. Al 10° posto il Leone, che sviluppa la sua intelligenza soltanto quando è in gruppo. Al 9° posto la Bilancia, che sviluppa la sua intelligenza con la pratica. All'8° posto il Sagittario, che è incontentabile ed è molto dedito allo studio. Al 7° posto i Pesci, che hanno buona memoria e una intelligenza acuta. In 6ª posizione Cancro, è la riprova che la creatività e l'intelligenza vanno di pari passo. Quinta posizione Toro, che ha una memoria insuperabile. Al 4° posto l'Acquario, che risolve i problemi in un batter d'occhio. Terza posizione i Gemelli, che grazie al loro intuito risolvono tutti i problemi. Seconda posizione Scorpione, con una mente brillante e intuitiva. Ma al primo posto il Capricorno, un genio assoluto. Before you can take your seats, you must be sorted into your houses. They are Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, and Slytherin. Gryffindor! Slytherin! Hufflepuff! Ravenclaw! Bring the action. When you hit this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club. Ma noi che cazzo ce ne frega? Ma che cazzo ce ne frega a noi? Scusami, che segno hai detto che è? Ma in realtà non l'ho detto. Allora, che segno è? Leone, penso. Leone. Cosa? Stai attenta, guarda che leoni. C'è di male? Guarda che leoni. Amo, ma certo che ti fa le corna. Perché? È Capricorno, cioè, ma lo sanno tutti. Ma cosa vuol dire? Ora ti meno. E niente così. Perché? Scorpione. Scorpione? Sì, c'è qualcosa che non va. Stiamo chiamando la polizia. Addirittura, ho scoperto che è Acquario. Sì. Acquario? Esatto. Ma non capisco se tu ma tu lo dici sempre. Mi ha detto che il suo segno è Pesci. Pesci? Sì, Pesci. Anche questo non va bene. Pesci? Sì. Madonna. Ma perché? E quindi l'ha tradita. Stronzo. Sì, con la migliore amica, tra l'altro. Ma lo sapevo io. D'altronde, che segno era? Gemelli, penso. Ma vedi. Ma cosa vedi? C'entra? Vergine. Esatto. Dai, Vergine. Dai, no, non è vero, scappa. Ariete. E tu la devi smettere, ti giuro. Me l'hanno insegnato. I segni più cattivi dello zodiaco. Al 12° posto l'Acquario, che è un segno che perde molto la pazienza ma non è capace di essere cattivo. All'11° posto il Sagittario, un segno che evita di litigare. Al 10° posto il Leone, un segno che è molto buono. Al 9° posto Toro, che è testardo ma buono. In 8ª posizione Ariete, essendo molto positivo non è cattivo. Al 7° posto Vergine, un segno che a volte dimentica le buone maniere. Al 6° posto Capricorno, un segno che sfoggia la sua cattiveria con molta classe.
grazie. In quinta posizione la bilancia, un segno di cui si ci può fidare non troppo. Quarto posto gemelli, un segno che cambia la faccia da un momento all'altro. Terza posizione scorpione, un segno davvero molto vendicativo e quindi che si arrabbia facilmente. Secondo posto cancro, un segno molto empatico e alla vista buono, ma se lo fai arrabbiare son danni. E più cattivi sono i pesci, che non dimenticheranno mai un to. I 5 segni più oscuri dello zodiaco. Al quinto posto gemelli, un segno che ha due facce, talvolta sembra bravo, altre volte è veramente velenoso. Al quarto posto capricorno, che combatte con tutti coloro che lo feriscono. Il suo orgoglio è veramente difficile da abbattere. In terza posizione, pesci, che sarebbe capace di trasformare la sua rabbia in un vero e proprio tsunami. In seconda posizione, cancro, un segno che all'apparenza sembra tenero, dolce e sensibile, ma se lo fai arrabbiare diventa un essere crudele e oscuro. Ma al primo posto, il segno più oscuro dello zodiaco è lo scorpione, che in inglese viene detto The King of Dark. Questo perché lo scorpione, se le cose non vanno come vuole lui, diventa l'essere più cattivo e crudele che sia mai esistito sulla faccia della terra. With his long johns on, pub went a creeping